Va bene. Come ho già anticipato, stasera serata tipica perché boh, comunque eravamo organizzati, però diciamo che gli imprevisti ci sono ed è bello anche prenderli così. Quindi, vabbè, per chi è la prima volta che si collega, questa è Roma Jazz, una community molto friendly, dove si parla essenzialmente di JavaScript e tutto quello che c'è intorno, quindi tutto. E diciamo stasera parleremo nello specifico di performance, di web performance, quindi legate alla parte principalmente front-end, diciamo sulla quale ho lavorato per un bel po' di tempo e diciamo, volevo condividere un po' quella che è la mia esperienza nell'utilizzo dei tool principali, diciamo, che si usano per portare avanti questo tipo di cose. E quindi, siccome siamo già in ritardo, non voglio perdere altro tempo. Innanzitutto, comunque, sempre grazie a CodeMotion per ospitarci, darci tutti gli spazi e il supporto che ci serve. E spero di riuscire a fare il setup al volo, perché comunque, essendo arrivato in ritardo, non ho manco fatto il setup. Allora, ma vediamo. Ah, ok, mi si vede pure. Vabbè, magari. Ok, allora dai, andiamo così. Allora, vogliamo la nostra. Diciamo, il primo tool che volevo farvi vedere è appunto questo qua, che si chiama Web Page Test. È praticamente un tool che serve a verificare, diciamo, le loading performance dei browser, dà una serie di informazioni che aiutano a vedere, diciamo, essenzialmente se ci sono problemi con i nostri siti web. La cosa, diciamo, buona di utilizzare questo tipo di tool è che, comunque, essendo metriche da laboratorio, se io le seguo in un ambiente controllato come questo, sono sicuro che magari una connessione 4G vera, stabile. Che magari mi connetto dagli Stati Uniti se ho un applicativo geoglobalizzato e ho tante opzioni, ma soprattutto la cosa buona è che diciamo, anche a livello di risorse hardware sono sicuro che ho sempre le stesse risorse, quindi più o meno i risultati sono sempre gli stessi. Mentre gli stessi test li posso eseguire anche localmente utilizzando tool come Lighthouse, ma sono molto meno stabili perché appunto vengono eseguiti sulla mia macchina con la mia connessione, quindi con tutte le soluzioni che si sono inventati gli sviluppatori di Chrome, comunque diciamo, non è stabile come eseguire questi test su un ambiente dedicato. Per fare i miei primi test ho scelto un sito americano. Avevo pensato all'inizio al sito dell'Inps, però ho detto me lo conservo per dopo, magari. Ecco, c'è niente là. Ok, trulia.com. Allora, innanzitutto vediamo dall'interfaccia iniziale. Io qua, mentre se ne va, faccio vedere il resto. Che poi comunque c'è una coda di attesa per i test e tutto il resto, quindi nel frattempo vediamo l'interfaccia iniziale. Il default è eseguire un test mobile 4G in Virginia, USA, quindi se magari stiamo testando il nostro sito web italiano è meglio non usare il default. Magari per quello che serve a noi, molto più probabilmente dovremmo andare in queste Advanced Configurations dove possiamo scegliere vari point of presence, cioè ad esempio Milano, si possono scegliere vari browser oppure vari device fisici. Ok. Vai, condivido tutto lo schema così è facile. Ah, Inception. Vabbè. E quindi possiamo scegliere varie tipologie di device. Questi non sono device fisici, sono device di Chrome, l'ho appena scoperto adesso, leggendo qua. E possiamo scegliere vari livelli di connettività, varie risoluzioni del browser, se non abbiamo scelto un device specifico, il numero di run da effettuare,
in base ci dà, di base ci dà i risultati su una mediana di tre test. Se fare first view o repeated view, significa che la first view è quando carichiamo il sito per la prima volta, quindi non abbiamo cache, non abbiamo niente. Invece first repeated view significa che fa il test del primo caricamento e poi del secondo caricamento con tutto cacheato. Quindi possiamo pure vedere queste situazioni un po' più complesse. E la cosa molto più carina, che piacerà a molti, è che posso inserire le custom header. Quindi se io voglio testare anche un applicativo che è dietro login, lo posso fare inserendo i cookie oppure l'header di autenticazione all'interno di queste custom header. Poi per fare, diciamo, magagne un po' più brutte ci sono anche i Net Spring Script, ma non ho avuto ancora occasione di utilizzarlo. Magari lo proviamo sul sito dell'Inps. Ok, questo ci ha dato un risultato. Nella prima pagina c'è un po' un riassunto di quelle che sono pure le altre pagine, quindi c'è una ripetizione dei risultati, però è utile vederla così magari vi spiego le prime informazioni che si vedono, perché sembrano un sacco di numeri, un sacco di immagini, magari può confondere un po' all'inizio. Il first byte è il momento in cui è arrivato proprio il primo byte di risposta dal server, quindi noi abbiamo fatto partire la richiesta e dopo un secondo e otto è arrivato il primo byte di risposta, quindi questo già ci fa capire che il sito non è stato velocissimo a rispondere. Il rendering è iniziato a 2 secondi e 6. In realtà non lo so come fa a calcolare come è iniziato il rendering, forse lo vede in base a, ecco infatti, in base alla prima immagine che ha ricevuto. Il first content full paint invece dovrebbe essere il primo momento in cui si renderizza un testo o un'immagine all'interno della pagina. Però già rispetto alla metrica del first render è molto meno utile perché in questo caso nel first content full paint, come si può vedere, c'è ancora la pagina bianca, quindi non servirà a niente sapere che è a 2 secondi e 3. Poi c'è lo speed index, che è una metrica che serve a indicare più o meno con, diciamo, con detta da, in realtà è una metrica che non ho mai capito bene. però il tempo medio in cui le visibili parti della pagina sono mostrate, va bene. Quindi comunque sappiamo pure che nel caso abbiamo dubbi possiamo cliccare qua. Il largest content full paint invece è il momento in cui l'elemento più grande all'interno della pagina viene renderizzato, che sia un'immagine o un elemento normale. E questo diciamo è un po' una metrica un po' più importante perché è utilizzata anche nei Web Vitals e quindi nel ranking SEO di Google. Il cumulative layout shift invece è una metrica che ci sa indicare quanto è stabile il layout della pagina, cioè mentre nella fase di caricamento ci indica quanto ballano i contenuti, in termini, diciamo, molto poco tecnici. E il TBT, che sarebbe il Total Blocking Time, sarebbe il tempo totale in cui il main thread è stato bloccato. Perché diciamo, JavaScript è un linguaggio che, soprattutto nel caso dei browser, esegue tutto, sia la parte di rendering che la parte di diciamo, scripting all'interno di un single thread, a meno che non usiamo worker o robe simili. Quindi questa metrica ci fa capire quanto stiamo bloccando il thread nella fase di caricamento. È una metrica che per sé presa non serve a niente, però se noi ad esempio abbiamo fatto un'ottimizzazione dove abbiamo tolto, che ne so, uno script di terze parti che occupava un sacco di tempo, magari poi dopo andando online, vedendo questa metrica, vediamo se diciamo, almeno abbiamo tolto un po' di pressione sul main thread nella fase iniziale. Però diciamo, non serve a niente dire ho 3 secondi di thread bloccato, è più una metrica per valutare diciamo, i risultati. E poi total bytes, che è sempre importante, diciamo, tenere d'occhio perché indica quanti byte sono necessari per caricare la pagina. Una cosa molto carina è proprio anche questa Visual Page Loading Process, che sarebbe tipo tutti gli screenshot di caricamento della pagina. In realtà, Webpage Test cambia continuamente. Io l'ho provato ieri sera e sono sicuro che questa cosa era diversa. Aveva almeno un nome diverso, Film Strip mi pare si chiamava, non lo so. Però comunque, andando avanti, altre informazioni che ci dà in questa parte iniziale di summary è diciamo le individual runs e ci dice di queste individual runs la parte diciamo più utile
è questa waterfall che praticamente ci fa vedere come vengono caricate le risorse all'interno del browser, con quale ordine vengono caricate e con, diciamo, una leggenda sopra ci fa capire anche cosa avviene quando una determinata risorsa viene caricata. Cioè, quindi se noi ad esempio vogliamo ottimizzare il largest contentful paint, possiamo vedere qua quando avviene rispetto al caricamento delle risorse. In questo caso avviene a 3 secondi qua. E possiamo capire quali sono tutte le risorse che diciamo, sono un requisito fondamentale per raggiungere questo risultato. Ad esempio, qua vedendo queste cose sembra che ci sia questo. Non penso siano le icone il problema, magari è la parte JavaScript, però diciamo, poi vedremo più avanti anche in base a come capire quali sono le risorse che diciamo, spingono avanti questo valore. E diciamo nella fase di ottimizzazione l'obiettivo è dare priorità alle risorse che sono requisito per arrivare al risultato, quindi al largest contentful paint. La stessa cosa è per il layout shift, quindi magari possiamo vedere che il layout shift viene causato dal caricamento di una determinata risorsa o cose simili. E andando avanti, ci stanno, vabbè, tutti i dettagli sulle richieste, informazioni su informazioni su informazioni, ci dice pure l'IP da dove vengono. Ah, una cosa interessante. Ops. Si sta riavviando ogni tanto. Un'altra cosa importante è che in questa, diciamo, timeline, ci stanno anche le informazioni riguardanti la connessione con i vari server. Quindi se noi magari abbiamo un sito che utilizza più Origin per scaricare le risorse, noi possiamo vedere anche qual è il costo per connetterci a tutte queste varie Origin. Ad esempio, solo per connettersi a, cioè magari possiamo anche capire il perché diciamo, dei nostri tempi. Infatti, ad esempio, per connettersi a trulia.com ci mette già almeno mezzo secondo. Cioè solo per la connessione. Quindi magari il punto di presenza che abbiamo scelto in questo caso non è così vicino al punto di presenza di Trulia. Ci sono un sacco di informazioni su questa cosa, magari lo vedremo meglio dopo. Ah, ecco, già siamo nella Frame Strip View. Meglio. Un'altra cosa che aiuta a incrociare, diciamo, questa visualizzazione di waterfall delle risorse e vedere cosa succede e incrociarla con la Film Strip View, che praticamente vedete questa barra rossa sotto, ci fa vedere rispetto a, diciamo, questa timeline dove siamo messi. Quindi possiamo vedere che il primo rendering qua è avvenuto quando, diciamo, questa parte JavaScript è stata caricata. Poi per arrivare a quest'altro risultato magari è servito avere altra roba che però non riesco a capire perché da qua passa a questo senza scaricare nessuna immagine. Probabilmente loro che hanno fatto hanno messo i blur per fare il caricamento figo. Il problema è che l'immagine entra prima del JavaScript, quindi il blur viene tolto dopo e ritarda tutto. Un'altra cosa interessante è che con i quadratini tratteggiati sta a indicare che c'è stato un layout shift. Poi dopo vedremo meglio pure come analizzare il layout shift. Però essenzialmente tutta questa view serve a capire, a prioritizzare i rendering. Quindi se io voglio ottenere, diciamo, questa immagine il prima possibile, cerco di capire perché questo rendering è stato ritardato. In questo caso probabilmente è stato ritardato dal JavaScript. E quindi provare a togliere la dipendenza. Cioè, ad esempio, se volessi ottimizzare questo risultato, toglierei probabilmente questo blur oppure lo implementerei in un modo che non sia dipendente, porca miseria, in un modo che non sia dipendente dal JavaScript, o almeno da tutto il mio bundle. Andando avanti, nella prossima. Niente, no, non vuole funzionare. Magari proviamo a cambiare la porta.
Pure provo a staccarlo, tanto questa roba non serve, penso. Si vede? Vai, andiamo. Ok, c'è ancora la waterfall view, abbiamo visto questi sono i details, non ci interessano. Andiamo su Web Vitals. I Web Vitals praticamente ci indicano, cioè sono una metrica che si è inventata Google per, diciamo, sintetizzare la qualità, la qualità della UX del nostro applicativo web in tre numeri, praticamente. In realtà il terzo numero non è Total Block in Time, ma sarebbe il delay della prima interazione. Però penso che non me lo fa vedere perché magari non è riuscito ad accedere ai dati dei Web Vitals. Perché un altro risultato che solitamente dà Web Page Test fa vedere anche i percentili rispetto agli utenti reali di Chrome. Quindi noi possiamo sapere pure i nostri utenti reali che esperienza hanno con il nostro sito in termini di percentili. Quindi è molto utile, diciamo, per vedere il risultato delle nostre ottimizzazioni. Comunque, se non esce qua, la stessa cosa si può vedere su PageSpeed Insights. Vedo tutte le Madonna. Sì, troppo speed. Che questo è un tool molto simile a Web Page Test, molto meno configurabile, gestito da Google, che però in questo caso ci dà le informazioni sui Web Vitals. Cioè, quindi questo è il risultato della sessione corrente, quello che vediamo colorato. Il verde sarebbe la percentuale di utenti che hanno ottenuto un risultato positivo, il giallo quelli che hanno un risultato migliorabile e il rosso quelli che hanno avuto un risultato, diciamo, non buono. Quindi nel caso di Trulia, ad esempio, sembra che cioè nell'obiettivo dei Web Vitals rientri, perché l'obiettivo è fare in modo che il 75% degli utenti abbiano una buona esperienza su tutte le metriche, però comunque è migliorabile perché comunque su queste metriche c'è un bel po' di rosso. Ok, quindi decidiamo magari che vogliamo migliorare il first input delay. Perché fino a mo' abbiamo visto come migliorare le metriche di Paint, e nel caso in cui noi volessimo migliorare il first input delay, essenzialmente, ok, quindi diciamo a questo punto vediamo che ci sono un po' di long task, che sarebbero task che bloccano il main thread per un determinato tempo, diciamo per almeno 50 millisecondi. E proviamo a identificare questi long task. Per farlo prendiamo i DevTool di Chrome e iniziamo a fare profiling. Però prima di passare alla parte di profiling, volevo farvi vedere anche la parte di layout shift, che fa vedere qua, ad esempio, il riassunto di diciamo, quando è avvenuto il layout shift, cosa l'ha causato. In questo caso è stato causato dal rendering del pulsante Open Trulia App, che viene considerato un layout shift. E qui è il classico problema dei font che diciamo, causano uno shift di layout. Questo, diciamo, può essere migliorato dando priorità massima al download dei font, cosa che hanno già fatto qua, quindi diciamo, non c'è molto altro da poter fare. Al massimo uno può utilizzare altre strategie, siccome in questa pagina magari c'è poco contenuto, uno potrebbe nascondere i font, però diciamo non è che ci sono troppe soluzioni a questo. Magari uno potrebbe scegliere un default font che ha la stessa dimensione del font precedente, però è un lavoraccio da fare. Quindi, diciamo, queste erano le cose più o meno importanti su Web Page Test.
ci sono altre cose, come ad esempio ancora, io lo vedo qua perché si muove. Va bene. E, ci sono altre cose, come quella ad esempio dell'analisi delle immagini, che è gestita da un sistema terzo, Cloudinary, che praticamente analizza le immagini e vede se ci sono ottimizzazioni possibili, magari utilizzando estensioni più moderne come può essere WebP oppure AVIF. Ad esempio qua ci dice che renderizzandole con in AVIF risparmiamo qualche byte. Niente, stasera ha detto che ha deciso che non vuole lavorare. Proviamo a buttare la corrente qua dentro. Purtroppo i Mac hanno fatto la decisione di mettere queste USB, bella figo così il PC, però non lo puoi usare perché qualsiasi cosa ti attacca non funziona. Tra l'altro l'adattatore è Apple, quindi manca a Dio, diciamo, l'adattatore. No, stasera non vuole lavorare. Sì, questo è Arno. Sì, quello è. Va bene, comunque, quindi ad esempio ci sono queste JPEG sulle quali potremmo risparmiare un bel po'. Diciamo già semplicemente facendo un piccolo resize, qua ad esempio ci dà che la dimensione migliore la otterremo con una JPEG, riducendo l'immagine. Poi c'è altra roba come lo del Security Score che ci analizza pure le dipendenze cioè le dipendenze, il codice proprio, e vede se ci sono vulnerabilità conosciute, fa il matching, diciamo. Ad esempio qua è interessante vedere che hanno usato Angular in qualche modo là dentro, jQuery, Lodash. Bello. Escono cose, saltarini. Sì, esatto. Tra l'altro questo è un sito fatto con Next.js, quindi non so come ci hanno fatto mettere qua troppo Angular. Mamma mia. Va bene, quindi questo è quello che avevo da mostrare. Vediamo nel nostro Inception se qualcuno ha domande. No, non ci sono domande su web patch test. Voi avete curiosità, l'avete mai usato voi? È gratuito. Sì, diciamo che il piano Enterprise ce l'hai se vuoi usare l'API. Quindi se lo vuoi mettere all'interno della CI e cose del genere. Però per utilizzarlo manualmente lo puoi utilizzare senza pagarlo. E se diciamo fai login o ti registri, tieni pure le ultime run che hai fatto, quindi anche un minimo di storico di quello che hai registrato. È davvero un bel tool, quindi se c'è cioè, un giro vi consiglio di farvelo. Soprattutto perché c'è quel waterfall che è diciamo, la parte più caratteristica di. E quindi tornando a noi. Abbiamo visto che diciamo, la parte di interattiva è migliorabile, quindi andiamo a vedere su cosa è migliorabile. Prendiamo questo, magari mettiamo in modalità mobile, allarghiamo il più possibile. Ecco qua. Diciamo, questo è il pannello performance di Chrome. Con questo pulsante si può avviare la registrazione, quindi se io voglio vedere una interazione specifica, posso fare l'interazione, registro, premo stop e vedo che è successo durante l'interazione. In questo caso, ad esempio, non c'è stato nessun rallentamento particolare, è andato tutto praticamente a 60 fps, quindi perfetto. Però se magari noi vogliamo vedere cosa succede nella fase di caricamento della pagina, c'è questo pulsante, Start Profiling Reload Page,
che fa quello che dice, ricarica la pagina e ci fa un po' di profiling. Attenzione che a volte ci va a finire anche la roba di unload della pagina, quindi di chiusura della pagina e poi apertura. Quindi se uno vuole fare proprio una misurazione fatta bene, deve andare su About Blank, avviare la registrazione e poi andare sul sito per vedere un risultato pulito. Però diciamo, se uno deve solo vedere i bottleneck, va bene anche fare così. Soprattutto le misurazioni non fatele su un PC buono, perché altrimenti non vedete niente. E se state su un PC buono, abilitate questa cosa, così almeno vedete dei risultati un po' più attendibili. E ad esempio, io ho due portatili, questo è un altro, sull'altro i risultati erano molto più penosi. Diciamo che magari l'adattatore HDMI non funziona, ma le performance degli hardware non sono male. E cioè qui possiamo, allora innanzitutto ci stanno una bella sferzata di colori. Generalmente se io sto in sviluppo i colori servono a indicare quale libreria sto utilizzando la maggior parte delle volte. L'unica differenza è che il giallo dovrebbe essere la parte di runtime JavaScript, mentre il verde, che non è questo verde, è un altro verde, che sarebbe questo verde. È il painting del browser e il viola sarebbe tutta la parte di layouting, quindi ricalcolo di stile e disegno sulla pagina, cioè no, disegno, il calcolo proprio del layout, quindi la matematica. Ad esempio, qui possiamo vedere che la parte un po' più lenta è questa qua, senza problemi. E andando a leggere il call stack, possiamo vedere una bella chiamata hydrate. Se conosciamo React, significa che questa è proprio la parte di hydrate dell'applicazione. Quindi, essendo questo un applicativo Next, che succede? Praticamente sul lato server l'applicativo viene renderizzato con l'HTML e poi quando viene caricata la parte client, React viene montato sulla pagina esistente. Quindi, e questa fase viene chiamata hydrate. Quindi viene rieseguito tutto l'albero dell'applicazione e montato sull'HTML. Ci stanno un bel po' di chiamate, le più lente sono queste tre. Andiamo a vedere queste qua, magari. E già vediamo render styles, create styles, magari sto get tags, sarebbe interessante pure capire che cos'è. Però questo render styles e create styles mi sa tanto di styled components. Generate and inject styles, ce ne stanno diversi. Questi sono un po' più lenti, cioè sono un po' più veloci, scusate, quindi hanno molto meno impatto, però ce ne sono parecchi, quindi la somma è la somma che fa il totale, come diceva Totò. Quindi, siccome non possiamo farci niente, noi abbiamo scelto di usare style components e tornare indietro è impossibile, andiamo a vedere questa parte che invece sembra più un punto ottimizzabile o da ottimizzare un po' più facilmente. Questi angolini rossi stanno solitamente a indicare che c'è un problema risolvibile. Può essere o un long task troppo lungo e quindi dobbiamo andare a vedere, o come in questo caso un forced reflow. Un forced reflow è praticamente quando noi obblighiamo il browser a ricalcolare il layout. Diciamo in mezzo al lavoro, perché lui, il browser normalmente fa i calcoli di layout una volta che il ciclo dell'event loop è finito. Noi in questo caso lo stiamo obbligando a calcolarlo immediatamente. Quando succede? Quando noi facciamo accesso agli attributi del DOM che ci danno delle informazioni sulla posizione. Quindi, che ne so, quando andiamo a prendere la posizione dello scroll oppure la dimensione di un elemento, e un forced reflow viene calcolato, viene effettuato quando, non quando leggiamo, ma quando scriviamo e poi leggiamo. Cioè, quindi in realtà il browser lo sa qual è l'ultimo risultato prima che. Però se io invece ho scritto nel DOM e poi cerco di leggere immediatamente, lui dice ok, allora devo calcolare immediatamente, non posso aspettare la fine. E questa è un'operazione che di solito è molto lenta, perché immaginate che io sto facendo un forced reflow in mezzo all'iteration. Quindi sto modificando tanto DOM, poi a un certo punto dico, ok, dimmi che c'è qua dentro, e quello dice, wow,
c'è molto da fare, devo calcolarmi tutta la pagina e quindi è un bel lavoraccio. Adesso quindi sappiamo che c'è questo problema, dobbiamo capire dov'è. Quindi sicuramente qua non c'è niente da vedere. Il giallo, come ho detto, è la parte di runtime, quindi non ci interessa. Vediamo questo Anonymous che può essere interessante. Quindi clicchiamo qua sulle source. E quando andiamo a fare il beautify, vediamo questo wrap time function, che sicuramente è Sentry, perché praticamente Sentry, per andarsi a beccare tutti gli errori, si wrappa tutte le funzioni native, quindi questa parte non ci interessa, non è questo il problema. Saliamo su nella catena, andiamo a questa funzione B, che non lo so, non mi interessa. Andiamo direttamente a questo value che sembra interessante. E in questo value vediamo che, allora, innanzitutto questo è cioè la cosa, cioè quante cose si imparano facendo profiling, no? Questo è il transpiling di una classe, probabilmente, perché questo key value. Cioè, questi metodi sono i metodi delle classi React, quelli vecchi. Quindi innanzitutto ci fa capire che c'è un po' di legacy in questo sito web. E vabbè, comunque al di là di questo, siamo stati fortunati che c'era questa chiave che ci ha fatto trovare un risultato abbastanza velocemente. Ok, abbiamo trovato il problema, io vi ho promesso che avremmo potuto risolvere. Innanzitutto qua io vedo molti scroll left, assegnazioni, quindi è qua. Come lo possiamo risolvere su un sito che non è il nostro vecchio online? E questa è la parte più divertente. Possiamo utilizzare questa feature di Chrome che si chiama Overrides. Faccio così, vado su desktop, già su una cartella a caso, se non si impantana. Ok, no, non risponde più. Yay! No, la cosa bella è che non è che se non sei bloccato, è che ok, allora tagliamo tutto schermo, andiamo qua, adesso me lo prendi il click, no, non me lo prende lo stesso. Va bene, prendiamo la prima cosa che ci è capitata, non so che cartello ho scelto, fa niente. React hook form reset v7, ah, è sicuramente una roba che potrò cancellare. Comunque in realtà basta una cartella vuota, perché questo override che fa? Mi permette di scegliere dei file che sono qua, che in realtà non lo posso fare da qua, non me lo fa fare. E quindi devo andare a beccare dove sta sto file, che ha un 8066, e fare save for overrides. Quindi adesso, quando io ricaricherò questa pagina, invece che prendere il file remoto, prenderà quello che ho scelto per gli overrides. Torniamo a pieno schermo. Quindi adesso faccio ripartire il profiling. Faccio ripartire così possiamo riprendere facilmente il punto, perché altrimenti mi faceva vedere sempre il file originale relativo al problema. Quindi torniamo alla nostra funzione value. Me l'ha perso. Dai, che ce la puoi fare. No. Vabbè. Facciamo così, cancelliamo tutto, prendiamo i sources, chiudiamoli tutti. Ok, chiudiamo pure quello non salvato. Anzi no, vabbè dai. Prendiamolo e salviamolo formattato. Sì, magari è più facile. Ok, quindi l'abbiamo salvato. Andiamo di nuovo. La cosa bella di sti tool è che se vedete una cosa che vi sembra troppo strana, probabilmente è un bug.
Nel dubbio, sì. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi, ad esempio, adesso per vedere, diciamo, dov'è il problema, possiamo usare la classica e vecchia tecnica della ricerca binaria. Quindi iniziamo a cancellare roba. Io, giusto per andare a togliere questa T, questa variabile da qua. Mi pare che è usata da nessun'altra parte. Salviamo e rifacciamo partire qua. Niente, non era quello. Ok. Perché mi ha perso il focus. Ritorniamo qua. Andiamo a summary. Ecco qua. Ok, allora l'unica cosa che potrebbe essere è questo update action display state. Vediamolo. Dobbiamo togliere anche la virgola qua, perché sennò siamo tutto. E riproviamo un'altra volta. Non c'è più, quindi l'abbiamo risolto, era quello il problema. Però mica per risolvere i problemi noi possiamo cancellare codice e basta. Sarebbe bello, però purtroppo non è così. Quindi prima vi ho detto che il problema era questo causato dal force overflow, quindi quando noi accediamo al DOM, mentre il browser sta lavorando. Quindi, per risolvere il problema, ritardiamo l'accesso al DOM. Qua siamo stati pure fortunati, era tutto in una funzione, poi dopo ce l'andiamo a vedere meglio per vedere cosa ha causato, però senza troppi indugi, usiamo la funzione che è il coltellino svizzero per le ottimizzazioni, che è request animation frame. Che praticamente è una funzione che prende una callback e l'esegue poco prima di disegnare la pagina, cioè quindi dopo che il browser ha calcolato il layout, che è proprio il momento giusto per fare queste cose che vogliamo fare noi. Quindi, mo abbiamo fatto questa cosa, siamo ricordati di salvare? No, adesso sì, e riproviamo. Adesso ovviamente il problema non c'è più, l'abbiamo spostato, probabilmente, ecco qua, Animation Frame Fired, questo è sicuramente quello la nostra. Esatto. In realtà c'era da come Anonymous, sì, perché non gli abbiamo dato un nome alla funzioncina nostra, se gli davamo un nome vediamo il nome qua. Però questa essenzialmente è quella funzione che abbiamo spostato noi, esatto. Cioè, quindi quello che abbiamo fatto noi in realtà non è stato totalmente risolvere totalmente il problema, ma l'abbiamo semplicemente tolto da questo grande blocco di task. Quindi, che cos'è? Il browser effettivamente non è che fa molto meno lavoro di prima, alla fine è più o meno lo stesso, però è meno probabile che se l'utente interagisce. L'input ha un delay, è meno probabile che all'interazione dell'utente l'input abbia un delay perché stiamo spezzando il grande task, quindi è più probabile che l'utente becca un momento di idle e non un momento in cui il browser sta lavorando. Ci sono domande? Curiosità? Come sono andato a finire a fare queste cose? Non lo so nemmeno io. In realtà a volte quando avevo i bug in produzione mi trovavo meglio a risolverli così, prendere il codice, far partire Webpack,
andare sul branch, modificare, almeno vai qua sopra e ti diverti e vedi dove sta il problema. E andiamo a vedere questa funzioncina qua, che cosa fa, giusto per toglierci tutti i dubbi. Si fa accesso al DOM. Questo in realtà è magari è stata semplicemente sfortunata. No, non è stata sfortunata. Perché no? Sì, comunque fa un accesso al DOM, però non ho capito perché. In realtà pure prima lo facevamo, però non ci faceva il refluxo. Ad esempio, qua noi. Ah, perché questa è una prop. Ok, invece qua sta facendo un'assegnazione. E ho letto questo come una. Allora, questa è una prop, quindi non stiamo leggendo dal DOM, lo stiamo leggendo dall'oggetto che sta del componente, quindi non stiamo chiedendo al browser di fare un calcolo. In questo caso invece stiamo modificando una proprietà, però anche in questo caso non stiamo chiedendo al browser di fare un calcolo, stiamo solo dicendo quando poi renderizzerai, metti questo qua. Poi invece in questa funzioncina qua noi stiamo proprio andando a leggere la proprietà di scroll left. Per fare questa comparazione, no, scroll width, per andare a fare, ah, no, pure scroll left, legge tutte, mamma mia, larghezza, ecco perché è pure pesante, e quindi comunque l'operazione di lettura, che è quella più pericolosa, e che quindi va ritardata in questo caso. Bene, se avete qualche sito che vogliamo vedere, qualche curiosità? Il sito? Anza? Anza, ok, andiamo a vedere il sito dell'Anza. Vai, allora, mettiamo 4G, mettiamo un Google Pixel. E andiamo a vedere. La cosa bella del web è che se magari, che ne so, c'è un'azienda che dice noi siamo fichissimi, noi siamo tutte tecnologie di ultima generazione, ti vai a vedere il sito e poi vedi se è bello. Ad esempio, magari questi di Trulia ti dicono noi usiamo Next, tutte le nuove tecnologie, poi a vedere il sito, c'è Angular sopra la landing page. Oppure c'hanno ancora i component con le classi, roba arcaica, addirittura di 2 anni fa. Non mi ricordo manco quando sono stati in grado tutti gli occhi. Vabbè, non vuole divisione dello Stato, siamo giovani e giovani, poi Ok, allora. Ah, qua sono usciti i Web Vitals. Allora, incredibilmente. Ah, sul cumulative layout shift stanno inguaiatissimi, quindi avranno un layout che balla tantissimo in fase di caricamento. Cioè, in realtà, no, il cumulative layout shift rappresentato nei Web Vitals non è solo per la fase di caricamento, ma è per tutto il ciclo di vita del sito web. Quindi, che ne so, se magari abbiamo è un layout shift, praticamente è una modifica di layout che non è causata da un'interazione dell'utente. E quindi, che ne so, è come se tu stai scrollando il sito e mentre scrolla, boom, si muove una cosa che non è causata da un tuo clic. Ok, quindi sicuramente il problema principale qua è layout shift. Andiamoci a vedere layout shift. Web Vitals sta. Proprio il meglio del meglio. Però come total blocking time ovviamente sta messo molto meglio di Trulia, perché uno dei talloni d'Achille delle applicazioni React è che comunque utilizzano molto la parte, cioè sono molto pesanti per il browser.
mentre questo sarà fatta con, cioè questo tiene quattro file in croce qua, no, quanto... no, vabbè, sì. Però rispetto all'altro sono quattro file in croce, jQuery 351, cose, il classico main.js che non può mai mancare, vorrei andarlo a vedere su main.js, lo andiamo a vedere. Però comunque il problema qua legato soprattutto all'outshift iniziale è che questa parte, cioè quindi la parte arancia, la parte verde, è renderizzata dopo questi pulsantini. Quindi può essere che, qua ad esempio, andiamo a vedere nella film strip view, andare a vedere quando avviene. Ecco, avviene qua. Ecco, e che cosa la causa? Un po' tutto, diciamo. È un po' difficile prevederlo. Sicuramente è una cosa che possiamo notare a colpo d'occhio. E che ha questa parte JavaScript che è render blocking, che sicuramente è una bad practice, e soprattutto è in priorità rispetto ad altre risorse come il CSS. Probabilmente questo problema è causato dal fatto che questi hanno più di un file CSS, o che magari questa parte viene renderizzata dal JavaScript. Io penso che più che una questione di CSS mischiati, però. Questa è proprio la cosa grave, perché che significa? Che il browser prima di renderizzare qualsiasi cosa deve scaricare questo file. E questo succede quando noi mettiamo uno script in pagina senza attributi. Quindi diciamo, la best practice è che se io metto uno script in pagina, gli devo mettere almeno l'attributo async o defer per indicare che il browser può renderizzare qualcosa anche se non l'ha scaricato. Nel frattempo vediamo se ci sono domande da casa, magari me ne sono perse. No, nessuna domanda da casa. Vai. Ok, allora. Sì. No, security score peranza.it. Ok, esce sempre Angular. Ah, va a cagare, cioè sono io che ho guardato male. Queste sono quelle scoperte di recente. Queste sono quelle che... le problematiche. Ok, quindi qua c'è una low severity, dove c'è il X content type options. E mancano delle security headers. Queste ne utilizzano parecchie di security eaters. Mi sorprende. Quindi magari andiamo a vedere invece Trulia. Andiamo a vedere il risultato prima che abbiamo visto male. Quindi. Subito abbiamo pensato male di Trulia invece. Però è questo sito che trae in inganno. Io non ho manco letto bene però. Va bene, quindi comunque stiamo andando a vedere il sito web loro. Andiamo a fare il nostro performance. L'esperienza di caricamento è terribile, però il sito è molto leggero perché non c'ha niente. Oddio, aspetta. Sembrava leggero. Ok, non c'è nessun long task allarmante. Sono tutti abbastanza piccoli. Qua c'è un altro, diciamo, flag, dove dice che praticamente un event handler ci ha messo più del dovuto. Però questo è un evento di load, quindi non è un problema. Il problema è più grave se è un evento di interaction, tipo click o scroll. Per il caso di un evento di load non è un problema.
Però qua c'è il nostro sempre vecchio caro Reflow, causato probabilmente da uno script in pagina. Bene. Show. Vabbè, queste sono. Cioè, probabilmente qua se andiamo nel main gest troviamo Pippo, Pluto e Paperino. Non lo trovo, main gest, l'ho visto là. No. Ah, loro utilizzano anche JSON Schema. Cioè, JSON Schema, sono. Non mi ricordo come si chiamano questi. Vabbè, comunque usano i descrittori interessanti. Però comunque se l'unico problema qua era il layout shift. Infatti, pure qua abbiamo la nostra cara Film Strip View per vedere come renderizza il sito. Ah, è vero, non sta più flashando il coso, eh? Quindi mettere la corrente dentro ha risolto il problema. Bene, ragazzi. Avete domande, curiosità? Sì, l'ho provato, in realtà appena era uscito. E mo vi faccio vedere perché è giusto per. Il problema. Il problema è più i selettori che genera. Ok, quindi se io mo lo vorrei. Ah sì, non si vede. Ah sì, l'ho staccata. Bravo. Non ci ho pensato, vabbè. Sto impazzendo. Ecco qua, andò. Però non mi si vede lo stesso. Ok, quindi stiamo parlando del record. Ok, questo in realtà si può esportare e l'idea sarebbe quella di esportarlo per poi usarlo per. Però quando lo vai a esportare, ecco che non funziona ancora.
come ho salvato. Documenti. Alla fine questo ci genera uno script puppeteer, però la cosa più strana sono questi selettori, che sono molto specifici, quindi non sono molto resilienti rispetto a... Quindi se uno lo utilizza poi deve stare ogni 3-2 giornate. Alla fine secondo me conviene, cioè se... Vabbè, diciamo per magari però se uno vuole farsi una suite di test automatizzati per vedere, diciamo, la navigazione del sito come funziona, Lighthouse, c'è uno strumento che si chiama Lighthouse user flow. Ed House User Flows, che sarebbe questa cosa qua, solo che tu te la configuri con l'Lighthouse. E secondo me se la devi usare per fare delle analisi 2, ti conviene scriptarla piuttosto che usare la UI. Vabbè, poi sono pieni di chicche i DevTool di Chrome, ci sta ad esempio quella delle animazioni, che pure è carina, che poi ci stanno queste schede, poi c'è anche More Tools, e ci sta tutta sta roba qua, dove puoi vedere il coverage, quindi quanto codice segui di quello che scarichi. Ad esempio in questo caso c'è questo add CSS che non è quasi utilizzato per niente. E poi ti apre resources e ti vai a vedere quali regole non sono utilizzate e magari puoi andare a togliere teoricamente. Oppure c'è... layers... il quale non si capisce niente questo... hanno buttato qua. Teoricamente uno con questo potresti andare a vedere quali sono i layer di rendering della pagina, quindi cioè tutti quelli causati dal Z-index o cose del genere, quindi se vuoi ottimizzare magari puoi usare questo per ottimizzare i layer, oppure c'è quello delle animazioni. Memory, vabbè, poi ci sono Memory Inspector. Ok, non ho idea di cosa faccio. Però comunque a volte è divertente pure navigarseli per vedere che aggiungono continuamente cose nuove. Questo security, che cosa sarà? Vabbè, giusto certificato. Vabbè, comunque volevo solo vedere quello delle animazioni. Quindi se uno sta sviluppando animazioni, con questo ti cattura tutte le animazioni che stanno in pagina. Andiamo su un sito. Vai. Stai trascurando lo slot. Sì. Chiedono se tu hai utilizzato il portale Wrapper Page Speed in parte di portale sotto autenticazione. Page Speed? Sì. Allora, Page Speed mi pare che non si può usare. Allora, così com'è no, con l'interfaccia web no, con l'API può essere che si può utilizzare, perché mi pare che c'era la possibilità di aggiungere delle header. No, non si può fare. Quindi se uno vuole utilizzare... diciamo vuole fare testing di siti dietro autenticazione, deve usare Web Page Test, come ho detto prima,
questo con advanced puoi mettere header e vai. Mentre la cosa bella di PageSpeed Insight è che le API sono gratuite, completamente aperte. Quindi, ad esempio, in immobiliare noi avevamo fatto un crawler che ogni quarto d'ora vedeva, diciamo, il risultato di PageSpeed del sito e vedevamo l'andamento del sito. E la cosa bella è che lo puoi fare anche sui competitor. Vediamo il nostro sito in relazione ai competitor. E la stessa cosa vale per i dati dei Web Vitals, che Google tiene su BigQuery, quindi basta, cioè sia l'API specifica dei Web Vitals, sia puoi vedere su BigQuery, e quindi pure lì puoi andarti a vedere i risultati anche abbastanza granulari su Web Vitals e metterli a confronto con i competitor, che diciamo, è la cosa più importante. Invece la domanda numero 2, sempre per casa, se puoi condividere le risorse per imparare a profilare. Io ho imparato provando, quindi non so se ci sono risorse. Sicuramente su web dev c'è un sacco di roba. Però ad essere sincero, leggere il tool è abbastanza semplice, secondo me. Quello che è difficile è sapere il perché io ho questo problema. Il 90% dei problemi però sono questi forced reflow, quelli che puoi risolvere facile. Quindi alla fine penso che cioè molto con quello che abbiamo detto oggi si riesce a fare. Poi se invece vuole andare a risolvere, che so, dei long task, cioè, so, ok, io ho questo che deve essere ridotto. E allora lì deve andare nel codice e vedere, diciamo, perché è lento e quindi magari, ne so, fare qualche ottimizzazione. Cioè, magari c'è, qua ad esempio c'è sto CSS che viene fatto tante volte. Magari si può ottimizzare in un qualche modo, non serve magari, o può essere ritardato, spostato. Purtroppo questa parte delle performance si impara con l'esperienza, però magari tornando a casa posso vedere se riesco a trovare un po' di risorse interessanti dalle quali si può imparare. Però se volete un consiglio, il mio consiglio è provare, provare, provare. Alla fine così anche si impara a programmare. Una voglia di dire, vabbè, sì, ci sono queste risorse, vatti a fare bootcamp, però comunque con i tutorial impari solo a iniziare, però a lavorare devi la... Però magari qualche dritta per iniziare. Ah, beh, sì, sicuramente, però purtroppo su questo non so aiutare, mi dispiace. Cioè, questo è quello che so. Bene, se non ci sono altre domande, siamo a posto. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi da casa, con l'ultimo Inception, vi saluto.